Buonasera, 1:15, ultima edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Due fratelli marocchini di 15 e 16 anni si sono presentati ai carabinieri di Montecchio nel Pesarese per la vicenda del duplice stupro di una settimana fa a Rimini. Hanno detto di far parte dei quattro che hanno aggredito a Miramare una turista polacca picchiando l'amico e violentando una prostituta transessuale. Preso anche un terzo giovane nigeriano. Inchiodati da questo fotogramma si vedono di spalle, coperti da felpe e cappellini da baseball. Un frame diffuso oggi dagli investigatori parte di un filmato ripreso da una telecamera della spiaggia durante la notte del 26 agosto, notte barbara degli stupri a Rimini. Ormai braccati dalle forze dell'ordine, due giovanissimi componenti del branco questo pomeriggio si sono costituiti. Due fratelli marocchini, 15 e 16 anni, si sono presentati alla caserma dei carabinieri di Montecchio, piccolo comune della Valfoglia in provincia di Pesaro, dove vivevano, e hanno confessato: siamo stati noi, e hanno fatto i nomi dei complici. Qualche ora dopo veniva preso anche il terzo del gruppo. Eccolo mentre viene portato in questura a Rimini, coperto da una felpa. Anche lui è minorenne, nigeriano. Così il cerchio sembra chiudersi. A una settimana dal raid all'Arancia Meccanica iniziato sulla spiaggia di Miramare, con lo stupro a una turista polacca, le violenze al suo fidanzato, e continuato poi sulla statale con altre violenze ai danni di una transessuale. Ma anche il quarto uomo, quello che le vittime hanno definito il capo branco, ragazzo più grande, avrebbe 20 anni, congolese, è in fuga, potrebbe essere già scappato all'estero. In questo contesto favorevole, anche se non privo di rischi, l'Italia arriva lasciandosi alle spalle la crisi più acuta che abbiamo avuto nel dopoguerra. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parlando al forum Ambrosetti di Cernobbio sul lago di Como. L'Italia si è lasciata alle spalle la crisi più acuta che abbiamo avuto nel dopoguerra e possiamo finalmente dire di aver lasciato dietro il periodo più difficile. Il Presidente del Consiglio al Forum di Cernobbio lancia un messaggio di fiducia sulla ripresa economica del nostro Paese e assicura anche la stabilità politica dell'Italia che, spiega, non può essere descritta come la pecora nera d'Europa, dove certo non in tanti possono vantare maggioranze granitiche. Paolo Gentiloni, di fronte ad una platea in cui sono presenti il pentastellato Luigi Di Maio e alcuni commissari europei, aggiunge: noi non abbiamo riservato brutte sorprese agli alleati e agli investitori che hanno scommesso sull'Italia e non le riserveremo in futuro, perché sono convinto che anche da noi non vincerà la politica ridotta ad insulto, la negazione della scienza, la derisione della competenza. Nel corso del suo intervento, comunque, il Premier non manca di elencare i tanti problemi italiani. Il lavoro, anche se le riforme, spiega, hanno funzionato, è il divario tra nord e sud. Io, precisa, non sono un presidente del Consiglio che promette miracoli, i miracoli li fanno le famiglie e le imprese. Inoltre Gentiloni, all'attivo del governo, rivendica anche la messa in sicurezza del sistema bancario e il cambio di politiche sull'immigrazione. Negli Stati Uniti il presidente americano Donald Trump da Houston ha affermato che gli sfollati per l'uragano Harvey sono molto contenti degli sforzi messi in atto per l'emergenza. Poi si è rivolto ai soccorritori in una chiesa, lodando il governatore del Texas Trump, accompagnato dalla First Lady Melania, e poi si è diretto a Lake Charles in Louisiana, un'altra zona colpita dall'uragano Harvey. In aeroporto, nella Ellington Base, il presidente ha ringraziato la Guardia Costiera che ha tratto in salvo 11.000 persone, complessivamente sono circa 72.000 le persone salvate dagli allagamenti, le vittime sono almeno 50. È una notizia che non manca di inquietare un pochino, che arriva naturalmente dalla Corea del Nord. La Corea del Nord avrebbe sviluppato un'arma nucleare più avanzata con un grande potere distruttivo. Lo hanno annunciato le autorità di Pyongyang, secondo quanto riferisce Sky News. Non solo, ma secondo il leader Kim Jong-un, la Corea del Nord può produrre quante armi nucleari vuole, quanto riporta l'agenzia nordcoreana KCNA, citata dall'agenzia Bloomberg. E parliamo di sport. Non una serata molto felice per la nazionale italiana di calcio. Gli azzurri di Ventura sono stati battuti 3-0 dalla Spagna al Santiago Bernabeu e quindi ora, per qualificarsi ai mondiali, dovranno ricorrere agli spareggi.
Subito in affanno la difesa azzurra, costretta a fermare con maniere spicce le incursioni centrali delle Furie Rosse. Ammonizioni per Verratti e per il diffidato Bonucci. Il suo fallo su Asensio provoca la punizione che al dodicesimo sblocca il match. Destro millimetrico di Isco e Spagna in vantaggio, con qualche responsabilità per Buffon, che pure aveva intuito la traiettoria. Al ventunesimo l'Italia ha l'occasione migliore del primo tempo. Cross dalla destra di Darmian e colpo di testa di Belotti deviato dal portiere De Gea. La retroguardia di Ventura finisce per complicarsi la vita sbagliando appoggi che spalancano agli avversari la strada del gol. 39 minuti e la Spagna trova il raddoppio da Asensio ad Iniesta, che mette Isco in condizione di battere a colpo quasi sicuro. Il giocatore del Real elude la sorveglianza di Verratti e col suo diagonale sinistro mette la sfida in discesa per gli iberici. In apertura di secondo tempo, palla gol per l'Italia, immobile in velocità, trova la collaborazione di Insigne. Il destro dai 16 metri del bomber del Napoli è deviato da De Gea. La superiorità dei padroni di casa non è mai in discussione. Da una prodezza di Isco, che si libera di Verratti, scaturisce un'occasione da rete per Carvajal. Buffon evita all'Italia il terzo gol al passivo, ma al 76esimo non può nulla sulla percussione di Sergio Ramos e Morata. L'ex juventino sfugge a Barzagli e chiude la partita appena 5 minuti dopo essere entrato in campo. Nel finale due spunti per Insigne e Gabbiadini, ma il bilancio della nazionale adesso è decisamente in rosso. Ed è stata una giornata complicata anche per le Ferrari, che nel Gran Premio di casa scatterà dalla terza fila con Raikkonen e Vettel. Sotto la pioggia è stato Hamilton a conquistare la pole position, la numero 69 della sua carriera. Il pilota inglese passa così in testa nella classifica di tutti i tempi, sorpassando Schumacher. Al suo fianco avrà il sorprendente canadese Stroll, seconda fila per il francese Ocon e la seconda guida della Mercedes, il finlandese Bottas. Vettel rimane ottimista e spera in una partenza fulminea per mettere pressione ad Hamilton. Era l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.